Presidente, le lascio allora il compito di aprire anche questo nostro ricordo collettivo per quello che è il suo ricordo personale, anche istituzionale, di Ennio Doris. Sì, grazie dottor Camerini, grazie a tutti loro per questa iniziativa. Io vi devo dire che in termini umani mi sembra impossibile che Doris non sia fra noi, sia per il lascito bancario, Mediolanum continua a essere attivissima e continua a essere attivissima sugli indirizzi del suo fondatore e storico leader. Ma anche per quello che mi riguarda, io andavo a trovare di tanto in tanto Ennio nel suo quartier generale fra i pioppi del sud di Milano, della campagna immediatamente fuori Milano, e mi davano la sensazione un po' con la nebbia dell'autunno-inverno, anche una specie di brughiera molto centro-europea. E con lui chiaramente parlavamo di banche, di questioni bancarie, ma sempre di questioni bancarie riguardanti orizzonti ampi, che sono poi quando i banchieri si trovano non parlano di affari, parlano di regole più delle volte. Soprattutto in ambito associativo si parla di regole. E quindi parlavamo delle regole dell'Unione Europea, delle regole di Basilea, e delle regole nazionali. Abbiamo vissuto anni complessi, ma con Ennio mi era particolarmente facile il dialogo, perché partavamo da principi molto simili, molto paralleli, con un fortissimo realismo. Ennio non nascondeva certo agli amici dopo un po' la sua origine veneta e il suo attaccamento alla terra d'origine, dove mi diceva che tutti i fine settimana lui poi tornava. E ogni attività bancaria la riportava, e per me era molto congeniale, al reale, al concreto, alla concretezza, alla intelligenza, al dialogo con i cittadini, prima ancora che con i clienti. Abbiamo esaminato tante volte, soprattutto nei primi anni della mia presidenza di AMI, quelle che erano le questioni normative affioranti, e in particolare quelle affioranti a sorpresa in Italia, che ogni tanto c'è qualcuno che inventa le nuove normative un po' eccentriche rispetto alle tematiche normative europee. Ebbene, ritrovarmi d'accordo con Ennio e viceversa è stata una costante di questi anni, e con grande discrezione è sempre stato molto attivo anche sul piano della persuasione dei rapporti istituzionali per cercare di far prevalere i principi del mercato regolato con la parità dei punti di partenza in un mercato unico europeo, con una prospettiva sempre di competizione e mai di protezione di parti dei mercati. Questi sono principi fondanti sui quali chiaramente andremo avanti con il ricordo di Ennio, con la sua famiglia che io ho conosciuto, ho frequentato, soprattutto venendolo a trovare da lui alla sua sede, e con tutti i suoi collaboratori, l'amico Pierovano che è attivissimo nell'associazione bancaria da tanto tempo. Ecco, il lascito di Ennio non è solo un lascito bancario, è anche un lascito morale, spirituale, metodologico di un grande impegno per applicare sempre sul piano della quotidianità del lavoro i principi altri sui quali ha cresciuto fin da giovane. Grazie.